Il capo del governo australiano, Tony Abbott, tende la mano agli abitanti tradizionali del continente. Illustrando i dati del rapporto annuale sullo stato delle popolazioni aborigene che versano quasi interamente nella povertà e nell'indigenza, Abbott ha annunciato che passerà una settimana in una comunità tradizionale. Dopo 226 anni di interesse ad intermittenza, perché gli aborigeni non dovrebbero poter avere l'attenzione del Premier per una intera settimana e tutta per loro? A febbraio scorso il Parlamento introdusse nella Costituzione il riconoscimento dei diritti naturali dei primi abitanti dell'Australia. Tuttavia, solo poco tempo fa, nel 2012, un rapporto di Amnesty International accusava ancora Canberra di violare sistematicamente i diritti delle popolazioni native.